Ciao a tutti ragazzi, eccoci ad un nuovo video. Questo qui, come vi avevo promesso, è il video sulle serie TV. In questo video, che durerà, spero non tantissimo, quindi cercherò di essere molto veloce in questo preambolo, andremo a parlare di nuove serie TV, quindi inizieremo con quelle appunto che sono uscite in questo periodo e non ci sarà spoiler, e poi ci sarà una seconda parte del video. Sarà molto più veloce, molto più ristretto, in cui andremo a parlare, forse con qualche spoiler, delle serie TV che invece sono concluse proprio questa settimana. Infatti molte serie TV, sono finite proprio in questi giorni, quindi andremo a fare una somma totale di quello che è stato quest'anno. La prima serie TV di cui andiamo a parlare è The Handmaid's Tale. Questa è una serie TV basata sul un romanzo di Margaret Atwood, Il racconto dell'ancella. La serie TV è cominciata da poco e devo dire che mi sta piacendo, non sono a paro con gli episodi perché appunto ho preferito un attimo essere a paro con le serie TV vecchie, cioè nel senso vecchie serie TV piuttosto che quelle nuove, e adesso che è finito tutto quanto posso vedermela tranquillamente. Ho visto i primi 3 episodi che mi hanno colpito particolarmente. La serie TV racconta di questa società molto misogena, dove le cose sono cambiate moltissimo. Tutto è tornato alle vecchie tradizioni e un grande problema è che le donne non sono più fertili, o meglio, ci sono pochissime donne che sono rimaste fertili, quindi chiaramente le nascite sono pochissime. Una di queste donne è Offred, e le donne fertili appunto vengono mandate in queste case dove c'è questo comandante che fa delle cose con queste donne per metterle incinta. Offred appunto è la protagonista di questa serie TV, è una donna appunto che verrà portata in questa casa fa appunto un lavoro da serva. Tra l'altro è alla ricerca della figlia che ha perduto. Infatti, tramite i flashback vediamo la sua vita passata. Allora, non so sinceramente spiegarmi al meglio per quanto riguarda questa serie TV, cioè nel senso ho visto 3 episodi che sono molto molto strani. È di una durezza tremenda. Ma per tutto, sia per i dialoghi che sono molto molto concentrati ma molto taglienti, sia per le immagini che sono anche qui di una crudeltà allucinante, sia per i temi trattati appunto in questa società dove le donne fertili non vengono trattate bene per niente, anche se tra virgolette hanno un potere molto grande in mano, no? È una serie TV molto molto cruda. Veramente ci sono delle scene che mi hanno un po' spezzato. E tra l'altro c'è anche Alexis Bledel, la Rory di Una mamma per amica, che devo dire mi ha stupito per quanto riguarda la recitazione, molto molto brava. Comunque io ve la consiglio, appunto non so ancora bene che cos'altro dirvi perché sono a questi 3 episodi che è molto particolare, molto molto strana come serie TV, è qualcosa che non avevo mai visto, però ve la consiglio, cioè dategli un'occhiata. Poi passiamo a una serie TV che con la precedente non c'entra assolutamente niente perché questa è il trash più totale. Si tratta di Famous Little Love, che è una serie TV andata in onda su Freeform che conta 10 episodi. Freeform da quest'anno appunto ha optato per alcune sue serie TV la tecnica Netflix, cioè nel senso mettere tutti gli episodi disponibili in onda sulla loro applicazione. Però allo stesso tempo mandano comunque settimana per settimana i vari episodi. Io chiaramente me la sono sbranata perché l'aspettavo da parecchio. Quando è uscita questa serie TV, che tra l'altro ha come protagonista Bella Thorne, che Bella Thorne è tipo il personaggio più trash di Hollywood, ma io ve lo giuro, cioè se voi la seguite su Instagram è l'apoteosi del trash quella ragazza, io ve lo giuro. I tempi di A tutto ritmo era completamente diverso, però comunque a parte questo io l'aspettavo parecchio perché su Freeform, quindi canale trash per eccellenza, Bella Thorne come protagonista ed è ambientata a Hollywood, cioè giovani attori a Hollywood. Che cosa potevo aspettarmi? Quello che effettivamente è, anzi devo dire che mi è piaciuta ancora di più di quanto immaginavo. La storia è di questa Paige, che è una ragazza che studia al college, appunto interpretata da Bella Thorne, e improvvisamente fa le audizioni per questo film Locked, sì, che è appunto una serie letteraria molto molto famosa e viene presa, quindi come protagonista femminile, e da qui inizia tutta la sua storia. La serie TV è di un trash epocale, sia per quanto riguarda i personaggi, per quello che succede, ma è una di quelle serie TV che a me piacciono particolarmente. Particolarmente perché è il mio genere di serie TV, cioè nel senso quelle che guardo
per staccare completamente da tutto e da tutti e entrare proprio nelle vite di questi personaggi e farmi i cazzi loro. Cioè, è tipo la cosa più bella del mondo. Cioè, tipo Pretty Little Liars. Io l'adoro per questo. Cioè, perché vieni a sapere i cavoli di tutte quante le persone che sono di tutti i personaggi. Quindi è bello per quello. E Famous in Love, appunto, segue questa riga. E quindi non lo so. Io, se vi piacciono queste serie TV molto, molto trash, appunto, dove si parla del nulla, dell'aria fritta, io ve la consiglio perché è veramente, veramente bellissima. Mi è piaciuta un sacco. E devo dire che, a parte che Bella Thorne non chiude mai la bocca, ma veramente, cioè, ha un modo di recitare che è tutto suo. Cioè, non è malissimo, nel senso, ho visto molto di peggio. È molto convincente, secondo me. Ci sta, poi è bellissima, secondo me. Però, cioè, non chiude mai la bocca. Sta sempre con la bocca spalancata, come se avesse quell'espressione stupita perennemente. Cioè, boh, non capisco. Però, se vi piace il genere, ve la consiglio. E io spero che venga rinnovata, perché, e soprattutto con più episodi, perché io voglio altro trash. Ne ho proprio bisogno in un periodo di magra per quanto riguarda le serie TV di trash. E niente, tra l'altro è basato su un romanzo che è l'omonimo, Famous Love, di non mi ricordo chi, però io ve la consiglio, veramente. Poi passiamo a The White Princess. White Princess è il sequel di The White Queen, che è l'adattamento al libro omonimo di Philippa Gregory, andato in onda l'anno scorso. The White Queen raccontava appunto la storia della Guerra delle Rose, con protagonista Elizabeth Woodville. In questa The White Princess, appunto, vediamo la storia invece della figlia di Elizabeth, ovvero Elizabeth di York, che verrà data in sposa a Edoardo VII, che è un Tudor, e quindi, appunto, cercheranno di mettere insieme la famiglia di York e di Tudor e porre fine alla Guerra delle Rose. Da qui nascerà tutta la storia. Per chi non conoscesse appunto questo ramo della storia inglese, Elizabeth di York è la mamma del più famoso Enrico VIII. Infatti, prima mi sa che ho detto Edoardo, no, è Enrico VII, non è Edoardo, scusate. Allora, io avevo personalmente adorato The White Queen, bellissima, mi era piaciuta moltissimo. Non è fedele alla vera storia, cioè ci sono chiaramente cose, soprattutto per quanto alle relazioni dei personaggi, che sono completamente diverse. Però, e anche qui, forse qui anche di più rispetto a The White Queen. Però mi sta piacendo moltissimo. E io comunque da una serie drama storica non mi aspetto di... Cioè, di vedere tutto quello che è successo veramente nella storia, altrimenti avrei visto un documentario sulla Guerra delle Rose. Quindi ci sta magari che enfatizzano di più sul rapporto d'amore dei due personaggi principali, oppure che alcune cose vengono cambiate perché appunto intrattengono magari di più, cioè più un prodotto televisivo meglio riuscito, ecco. Quindi ci sta, secondo me, questa cosa che non è attendibile storicamente. Io ve la consiglio molto. Chiaramente, forse, cioè, dovete guardare prima The White Queen se non l'avete vista. Anche se The White Princess potete guardarla tranquillamente, cioè, nel senso, potete guardarle divise, però se prima guardate The White Queen è meglio. Ve la consiglio molto, a me piace tantissimo, non è pesante. Purtroppo hanno cambiato gli attori rispetto alla prima serie. C'è tra l'altro Michelle Fairley, se non sbaglio, che sarebbe la Caitlyn di Game of Thrones, che va a interpretare Margaret Beaufort, che sarebbe, spero di aver pronunciato bene il cognome, ma non credo, che sarebbe appunto la moglie, sì, la moglie, la madre di Enrico VII. E per quanto io ami l'attrice, mi dispiace moltissimo, soprattutto per quanto riguarda il cambio di attrice, perché quella prima era Margaret a tutti gli effetti e invece questa un po' meno, si è calata secondo me meno nei panni di Margaret piuttosto che quella precedente, ma è tutto il cast che preferivo di The White Queen, non so perché l'abbiano cambiato, mi dispiace molto. Però va bene, io ve la consiglio tanto. Poi abbiamo American Gods, adattamento dell'omonimo libro di Neil Gaiman. E io ho un grandissimo problema con questa serie TV, perché io volevo leggere il libro. È da anni che voglio leggere American Gods di Neil Gaiman, perché mi ispira tantissimo e non l'ho mai fatto. Ho iniziato, veramente ho letto il primo capitolo, qualche giorno prima che iniziasse la serie TV, poi ho capito che comunque non ce l'avrei fatta. E quindi ho detto, vabbè, guardo la serie TV. Però sono arrivato al quarto episodio, cioè sono in paro. Però mi sto pentendo della scelta. Non so appunto se stoppare la serie TV, anche se mancano tipo quattro episodi, e leggere il libro. Non so che fare, perché il libro a me attira tantissimo.
È difficile che lo leggerò dopo aver visto la serie TV. Io non amo fare queste cose, l'ho fatto raramente e preferisco sempre prima avere la base del libro e poi guardare la serie TV o comunque un altro prodotto. E quindi non so che fare. Vedremo. Comunque, American Gods è una serie TV molto particolare che racconta la storia di Shadow Moon, che è questo uomo che viene fatto uscire di prigione prima, 3 giorni prima, dopo aver scontato una pena di 3 anni per una rapina in banca. Perché? Perché appunto viene fatto uscire prima perché è morto sua moglie. Nel viaggio che lo porterà verso casa, Shadow conoscerà un uomo molto particolare, ovvero Mr. Wednesday, che gli proporrà appunto di lavorare per lui come suo guardia personale in cambio di molti soldi. Il problema è che questo Mr. Wednesday è una persona molto molto particolare. Allora, Shadow è tra l'altro interpretato da Ricky Whiteless, non ricordo come si chiami. Non lo so. Comunque è il Lincoln di The 100. E mi sta piacendo molto. È molto strana come serie TV, qualcosa di davvero molto 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 strana. E appunto si parla di divinità, quindi di dei. Non lo so, io non so che fare per quanto riguarda il libro, adesso vedremo, però ve la consiglio molto. È strana e c'è tanto tanto sangue. Io penso che, non lo so, hanno speso più in sangue che in tutto quanto per quanto riguarda questa serie TV. Però ne vale la pena perché è molto molto strana, molto particolare, molto bella, quindi ve la consiglio anche qua. E poi abbiamo 2 serie TV che invece sono iniziate da un po', cioè non sono una novità recentissima. E la prima è Designated Survivor. Io avevo già parlato di questa serie TV nei preferiti di aprile, se non sbaglio. Ed è una serie TV che si è conclusa da poco, tra l'altro. In America, ha 21 episodi, è stato rinnovato fortunatamente per una seconda stagione e io l'ho amata terribilmente, cioè ci sono andato in sotto veramente male. Il protagonista di questa serie TV è Tom Kirkman, che viene appunto scelto come sopravvissuto designato, ovvero quando personaggi di spicco della politica si riuniscono tutti quanti insieme, viene scelta questa persona in linea di successione alla presidenza, appunto che non partecipa a queste riunioni e in questo caso appunto il sopravvissuto designato è proprio Tom Kirkman. Che cosa succede? Un attacco al Campidoglio, un attacco terroristico distrugge tutto quanto e Kirkman chiaramente diventa presidente degli Stati Uniti d'America. Da qui parte tutta la storia. È una serie TV appunto dove si parla del Casa Bianca, presidenza e FBI. È tutto molto molto figo, mette molto ansia perché appunto parla di terrorismo e nel periodo in cui viviamo in questo momento è un argomento. Però io ve la consiglio tanto, è molto molto bella, molto avvincente, bei personaggi, mi sta piacendo tanto, cioè mi è piaciuta tantissimo, anche se il finale di stagione è un po' scialbetto, cioè avevo preferito nettamente il finale di metà stagione che era tipo qualcosa di fuck. Però ve la consiglio molto se vi piace il genere, ma anche se non vi piace il genere. Io non sono un amante di appunto political drama, cioè li guardo molto volentieri, però non è che proprio ci vado a nozze, però questo qui è fighissimo e ve lo consiglio tanto. E infine abbiamo This Is Us. This Is Us è, io l'ho vista ormai tanto tempo fa, cioè tipo a marzo o a febbraio, non ve ne avevo mai parlato. È stata una delle serie TV più belle che io abbia visto negli ultimi anni ed è una serie TV che lascia veramente senza parole e senza lacrime. This Is Us racconta la storia di questi personaggi che sono nati tutti lo stesso giorno. E non voglio dirvi nient'altro perché è da scoprire. Uno dei protagonisti principali è Milo Ventimiglia e il suo personaggio credo che sia uno dei personaggi più veri che io abbia mai visto nella televisione. This Is Us ha la capacità di creare queste storie davvero bellissime e di creare personaggi davvero fantastici. Quello di Milo Ventimiglia è veramente un personaggio buono, ma che nasconde diverse sfumature ed è incredibile. Io sono rimasto molto molto affascinato dal suo personaggio e boh, ve la consiglio tanto. Non voglio veramente dirvi nient'altro perché non c'è nient'altro da dire. Se ne è parlato tantissimo di This Is Us, sono arrivato molto molto in ritardo. Quindi probabilmente voi l'avete già vista. Se non l'avete fatto, guardatela perché è un colpo al cuore. Tra l'altro è rinnovato per una seconda e una terza stagione.
Ok, mi sono accorto che non riuscirò mai a parlarvi di tutte le altre cose, farei troppo velocemente, non direi niente. Quindi probabilmente, cioè quasi sicuramente, registrerò un video in cui andremo a parlare invece delle serie TV che sono finite in questi giorni, quindi dei vari finali di stagione. E sì, chi è arrivato fino a qui perché voleva vedere questa parte del video, mi dispiace. E niente ragazzi, ditemi voi che cosa avete visto ultimamente, quindi se avete visto qualcuna di queste serie TV, se avete visto altre serie TV nuove, consigliatemi qualcosa, anche se ho troppa roba da vedere in questi giorni. Adesso sono sotto con Sense8 che il mio cuore è strabocca di gioia. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!